sono da poco arrivato a Cattolica, in Romagna. Trascorrerò qui le vacanze natalizie. Il mio amico Gianni mi ha portato così a fare un giro in centro e il mio occhio clinico, oserei dire, la mia deformazione professionale, mi fa vedere le differenze enormi che purtroppo ci sono tra la città di Taranto, ridotta ad una latrina sporchissima, distrutta dall'amministrazione Melucci, dal management dell'AMIU, e vedete qui invece più volte al giorno i mezzi della nettezza urbana. Guardate come sono puntuali, precisi, più volte al giorno si pulisce, perché si deve tenere il centro storico, il centro di Riccione, come una bomboniera. Vedete, c'è anche un tappeto blu, qui ci sono le bancarelle, no? I mercatini natalizi, e puntualmente vedete più volte al giorno i mezzi della nettezza urbana sono presenti in maniera puntuale per far sì che davvero risplenda le strade principali, insomma, di Cattolica. E io non voglio disprezzare Taranto, io la amo Taranto con tutto il cuore, ma io giro perché voglio far vedere come si amministra diversamente, come si amministrano diversamente le altre città rispetto a Taranto, perché noi dobbiamo imparare da queste città. Noi, l'amministrazione comunale deve imparare da queste città. Noi abbiamo delle ricchezze naturali splendide, però queste ricchezze vengono deturpate dalle incapacità amministrative. Una città bellissima come Taranto, ma sporchissima. E allora forse i nostri amministratori, Melucci e Company, Mancarelli, i dirigenti dell'AMIU, avrebbero bisogno di un lungo, lungo, lungo periodo di apprendistato, qui vedere come mai sin dalle prime ore del mattino si pulisce la città che diventa davvero una bomboniera, invece da noi abbiamo i cassonetti traboccanti, vedete, una pulizia, un ordine. Beh, io magari, chissà, mi rivolgo al mio, ecco, vedete lì in fondo un altro mezzo della nettezza urbana, ecco, prego di inquadrare, vedete lì in fondo, proprio in fondo, ecco, un altro mezzo della nettezza urbana che sta procedendo. Quindi uno è andato via, anzi, vi facciamo vedere proprio contemporaneamente, uno lì e guardate, uno lì in fondo. Che dire, magari chiedo al mio amico Gianni se vuol ospitare una decina di giorni Melucci e Mancarelli, giusto per imparare come si tiene una città pulita. Ma questo, ripeto, perché amo Taranto e non sono abituato a mettere la polvere sotto il tappeto. Bisogna dire che qui si sa amministrare e a Taranto si fa schifo.